cose, però insomma. Amico Luigi. Sì, volevo ritornare un attimo sui trust. Trust, sì. Abbiamo detto prima che lo Stato ha firmato dei trattati internazionali, norme e leggi, di cui lui è sottoposto a queste normative. E sono ordini esecutivi. Lo Stato è obbligato a rispettare quegli ordini esecutivi. È importante questa frase. Io, grazie a questo trust, che poi praticamente è stato emanato nel 1985 e ratificato con la legge italiana, la numero 364 del 1992, non mi ricordo male, quella è la 364, 89, quindi la 364 ha ratificato questa convenzione dell'AIA che parla di trust. Allora, noi che abbiamo fatto? Abbiamo preso questo trust, ci siamo autodeterminati e con questo trust ti crei il recinto e nessuno può entrare, perché se non hanno il tuo permesso tu non entri in questo trust, in questo recinto. Quindi le nostre case, per esempio, la mia casa, l'ho racchiusa nel trust. Voi siete convinti che siete proprietari tutti, voi tutti italiani, siete convinti di essere proprietari del vostro immobile. È una illusione, non siete proprietari di nulla. Voi avete solo l'uso dell'appartamento, il proprietario, l'agenzia delle entrate, ecco perché pagate tutte queste tasse. Perché? Perché, l'appartamento o il terreno è intestato alla funzione giuridica e perché non siete voi. Stiamo sempre lì alla fonte del certificato. Se capite questi passaggi, arrivate. Tu puoi dare una spiegazione pratica. C'è una mia patente, non so se va bene l'inquadratura. Il mio nome e cognome è scritto in alternato, non è in stampatello come ce l'avete tutti voi italiani, eh? Attenzione, sono il secondo in Italia che ho questa patente. Ho creato dei documenti particolari grazie al che io ho creato un trust con questa patente. Qua c'è il cappello di corte, insomma, 2 anni fa è successo. No, la foto è di 2 anni fa, quindi. Questa patente c'è all'inizio dell'anno e praticamente questa patente vuol dire, nel caso mi fermassero i carabinieri perché un divieto di sosta io non posso stare, il carabiniere, lui purtroppo, sono tutte brave persone, a parte qualcuno che può essere sempre fetente, però a maggiore di caso bravi, però loro non sanno di queste regole perché non gliele hanno insegnate. Cioè voglio dire che questo nome e cognome minuscolo in alternato vuol dire che io sono personalità giuridica e tu carabiniere non puoi toccarmi la patente o finanziere o vigile urbano e non puoi entrare, non mi puoi notificare nulla perché io non sono quel soggetto giuridico attraverso il certificato di nascita, cioè tutta questa storia qua. Io sto fuori dallo Stato e questa è la dimostrazione. Quindi tu i punti su questa patente, eventualmente vuoi fare il cattivo, non lo puoi fare. Che non puoi toccare il mio nome e cognome perché lo amministro io col trust. Mi spiego, il mio nome e cognome dall'alternato alla finzione giuridica l'ho preso e l'ho racchiuso in questo trust con la cornice, appartamento, i miei beni, tutto. Ma non sono io, l'abbiamo fatto tutti e 15.000. Ok? Quindi noi siamo intoccabili, diciamo. Siamo questi davanti tu morale. Questi trust sono in Italia o a livello europeo? C'è il trust, no, è tutto a livello del paese occidentale. Questo trust di cui parlavo è un trust internazionale che fa fede alla convenzione dell'AIA del 1985. Poi c'è il trust italiano che è conosciuto, è riconosciuto, fanno finta, non fanno finta, ma se tu rientri col trust italiano tu sei sottoposto al diritto positivo. Sei sempre nel circuito italiano, lo Stato ti aggredisce sempre. Che lo Stato può pensare, o il giudice, può pensare che tu vuoi trovarti una scappatoia per non pagare le tasse, no? E ti crei il tasto. E il giudice ti attacca allo Stato e ti dice: ma questo lo ha fatto apposta perché non vuole, capito? Invece con il trust internazionale è diverso, è più forte, nel senso che innanzitutto non sono cittadino italiano, quindi non sono sottoposto alle regole dello Stato. Tu mi dici, ma tu abiti in Puglia? Sì, ma c'è la mia giurisdizione. Che poi lo Stato italiano è una persona giuridica, è una finzione, non esiste, è scritto sulla carta, ma non lo tocchiamo lo Stato, sono tutte illusioni che si sono inventati questi grandi uomini di cui non
lo faremo come ci piace. Io concluderei l'intervento sempre interessante con la ragioniera Maria Cristina. Io volevo raccontare quello che ho fatto appena mi sono autodeterminata, siccome sono sempre stata una cittadina modale, ho sempre pagato le tasse, quindi sono ragioniera, è chiaro. Lo stesso. La prima cosa che ho fatto dopo che sono venuta a conoscenza di questa mega truffa mondiale, sono andata a chiedere i soldi all'Agenzia delle Entrate. Chiaramente ho insistito un po', ho fatto prima una lettera, non mi hanno risposto, li ho chiamati al telefono, gli ho chiesto gentilmente di fissare un appuntamento che avevo bisogno di parlare con loro e sono riuscita ad avere un appuntamento con il responsabile di Chieti e il responsabile di Vasto, quindi con tutte e due. Mi hanno ricevuto e quando sono andata a parlare con loro, loro avevano visto la mia disposizione che io avevo fatto, gli avevo spiegato tutto quanto la situazione e gli avevo chiesto gentilmente di ridare tutti i soldi indietro che avevo prestato. E chiaramente loro mi hanno detto che non è così, che non, questa cosa i cittadini devono contribuire, mi hanno parlato dell'articolo 53, quindi quello che io poi ho cercato di far capire a loro è stato: ma voi mi parlate di un diritto positivo e gli ho fatto la responsabile di Chieti, ma lei sa bene che il diritto naturale viene prima del diritto positivo, e lui mi ha detto sì. E allora io gli ho detto, e dunque i soldi mi dovete ridare, perché il diritto positivo è all'interno di una truffa. E invece l'agenzia, il responsabile di Vasto, appena mi ha visto, che siamo iniziati, mi sono accomodata, mi ha chiesto, ma questa cosa la possono fare tutti? E lì ho capito che avevamo fatto tombola. E quindi io invito tutti quanti a informarsi su queste questioni, perché sono reali. Lui parlava di 15.000 persone, ma in realtà è un numero... è imprecisato, e dobbiamo fare assolutamente un censimento per capire quanti nello stesso momento storico in Italia si sono autodeterminati, perché c'è la legge della consuetudine che dice che se un certo numero di persone nello stesso momento fanno una determinata azione diventa legge, e non c'è nulla che possa cambiare questa cosa. Io ho un canale YouTube, MCC137, dove sto portando tutte le mie esperienze, man mano sto facendo dei video che vi invito a seguire, perché ne vedremo delle belle. L'ultima cosa, e poi magari non so se dobbiamo... Sì, noi siamo avviati alla fine. Noi italiani siamo sempre di tutto. Questa legale rappresentanza parte dall'Italia. E chi ci sta copiando sono i tedeschi, mi pare. Sì. Ci stiamo allargando. In realtà gli studi sono arrivati dall'America. Non è arrivata questa luce. Gli studi... Si stanno creando questi... Io volevo chiedere, ecco, una curiosità. Dicevi poc'anzi che hai parlato con l'Agenzia delle Entrate, quindi diciamo hai avuto a tuo appannaggio un certo successo positivo. E dinanzi, per esempio, ad un giudice, voi come vi pondreste? Allora, io se riesco a entrare all'interno di un'aula di tribunale mi pongo come essere umano, cioè nel senso che non vado, perché la legale rappresentanza che cos'è? È una finzione che gestisce una finzione all'interno di una finzione. Siccome io sono vera, queste finzioni a me non mi piacciono e non mi interessano, se riesco a entrare a un'aula di tribunale mi presenterò come umana, creditrice universale di tutto, perché quando noi nasciamo apportiamo un valore positivo alla terra, c'è qualcosa in più che arriva, un'energia che si incarna su questa terra, quindi non siamo assolutamente debitori di nulla, e questa cosa ce la dobbiamo ficcare in testa. Creditori, perché ci stanno rincoglionando, scusate il termine, con un sacco di chiacchiere morte, e ci dobbiamo svegliare. Benissimo, e con questa, diciamo, ultima considerazione per ora da parte Maria Cristina, che ringraziamo per essere stata qui, come vedete questa forse non vorrei dire l'unica, ma sicuramente una delle pochissime televisioni in Italia che dà voce a tutti quanti. Ringraziamo naturalmente la proprietà di RTM, che è sempre sensibile a queste, diciamo, performance, chiamole così, un po' controcorrente, questo lo possiamo dire. Verificheremo naturalmente le vostre, diciamo così, opinioni, e intanto ringraziamo i telespettatori, e quindi ci risentiamo per il prossimo programma. Grazie a tutti. Grazie professor Cianciarelli, e grazie al grande professor Auriti, genio di tela abruzzese.